vince Iros, vince e va in Serie B. Di Sport Chilometro Zero Basket, buon basket a tutti, ben ritrovati sui nostri canali social per ritornare a parlare di basket, di Serie C Gold, della nostra Serie A con Massimo Marroni. Massimo, grazie, ben ritornato. Un caro saluto a tutti gli sportivi di Sport Chilometro Zero Basket e buon basket a tutti. Praticamente Massimo, quest'estate non ti sei fermato per niente, sei andato in giro per tutte le palestre delle nostre squadre di basket e fare l'elenco a questo punto sarebbe davvero molto lungo, ma qual è il progetto della società che ti ha impressionato maggiormente? Allora Antonio, mi chiedi quale progetto quest'estate o nel mio tour presso le palestre di tante squadre mi ha impressionato? Non c'è un progetto che mi ha impressionato, ma ha impressionato la voglia, la determinazione, l'organizzazione, la volontà di tutte le società, dei coach, dei giocatori di prepararsi per questo magnifico campionato. Insomma, vince la pluralità delle squadre che ho visitato, perché in tutte ho visto tutti questi ingredienti: una società preparata, dei giocatori già quasi pronti, tirati per iniziare la preparazione e soprattutto tanta voglia di fare bene. Mancano 6 secondi e 8, 77 a 69 per Iros. Rimette Giovanni Bruni. Guardate Barzocchi. Esce Neri. Si abbracciano i giocatori di Gema in panchina. Va il tiro, vince Iros, vince e va in Serie B, vince il campionato, playoff. Vediamo Giancarli che piange. Abbiamo rivisto le lacrime di Marco Giancarli alla fine della finale, della finalissima playoff, che ha visto gli Herons salire di categoria, di andare in Serie B, quindi ha concluso la nostra stagione 2021-2022, quell'evento. E qual è in quel momento lì l'emozione che ti ha regalato, soprattutto quello, lo stato d'animo di Giancarli? Insomma, era il capitano, ci teneva tantissimo a questa vittoria, come del resto ci tenevano tutti quegli altri. Antonio, l'intervista al capitano Giancarli degli Irons, che saluto, ho visto anche ieri a Firenze, è stata la punta di tante interviste, ma è stato il segno della continuità di un lavoro fatto l'anno scorso vicino alle squadre di Cigol Toscana, che il cui epilogo è stato con la finale di San Miniato tra Irons e Gema. Certo, l'intervista di Marco Giancarli è stata un'intervista importante, perché è stata la più visualizzata dell'anno, un'intervista vera fatta con l'emozione del momento, con tutto il pubblico in palestra ad abbracciare i ragazzi di coach Barzotti, ma soprattutto parlare con un capitano, una persona che ha saputo in pochi secondi guardarsi dietro e vedere quanti sacrifici erano stati fatti, da dove
appunto la squadra era partita. Da dove era partito lui? Qual era la sua situazione pre-campionato? E ora trovarsi capitano di una squadra vincente veramente non inorgogliva. Quindi quella è un'intervista, Antonio, importante, che un po' testimonia anche il termometro di attenzione e di professionalità, se vogliamo parlare, anche se di professionisti non possiamo parlare, con cui questi ragazzi fanno questo lavoro. Che carinamente vi accoglie. Ecco, io dico, ma è possibile che non c'è un appello, non c'è una voce autorevole, autoritaria? Il prossimo campionato di Serie C Gold darà vita alla riforma che cambierà le categorie del nostro basket dilettantistico. Tu come valuti questo cambiamento? Le riforme, Antonio, dobbiamo sempre aspettare per valutarle. Le intenzioni del riformatore spesso sono fraintese, non sono capite, non sono comprese. Certo è che il basket comincia un'escalation innovativa di cui ha molto bisogno. Il basket ha bisogno di essere più popolarizzato, il basket ha bisogno di migliorarsi, come è un po' l'essenza di questo sport. Come giudico questa riforma? L'aspetto per giudicarla, aspetto questo campionato, la formazione appunto di Unica C, dove confluiranno 10 squadre di C-Silver con quelle di C-Gold che rimarranno al netto delle promozioni, una serie B e una serie A2 particolare con sicuramente approdi di squadre dove un po' deve essere regolare tutto il movimento, ma è certo è che le finalità spero siano quelle da parte del riformatore, se vogliamo parlare, è quella di popolarizzare meglio questo sport, quello di renderlo più visibile alle famiglie, ai ragazzi, perché di questo sport ha bisogno. Allora, Olimpia Legnaia 65, Ci basket. metto, sto. Ah, vai, Ci vai, sono, aspetta. ci sono. Vai, Eccomi, ciao a vai, vai. tutti. Allora, con coach Zanardo, Olimpia Legnaia 65, basket Arezzo, Ames Scuola Basket 61, una vittoria che gratifica una prima parte di stagione brillante per te e per la tua squadra. Sei emozionatissimo? Sono stanco, sono gasato, sono contentissimo, gratifica quei ragazzi che si sbattono come degli animali e oggi l'hanno dimostrato. Un po' d'amnesia in fondo, però oggi è andata bene, il cammino è lungo oggi, però è giusto fare complimenti e se una volta si può godere, proviamo a godere un pochino. Certamente. E finalmente in questo fine settimana si ritorna a rivivere l'emozione del basket giocato con l'inizio, l'avvio della Coppa Toscana di Serie C Gold. E quali sono le aspettative per questa manifestazione? Inizia la Coppa Toscana, non è altro che l'ufficializzazione della stagione, sono i primi canestri importanti, le prime partite il cui punteggio conta ai fini di una qualificazione di una coppa che sarà sicuramente un trofeo che tutte le squadre vorranno portare a casa. Si inizia e si fa sul serio. E quindi sarà l'occasione per vedere al lavoro tutte le squadre di Serie C del nostro campionato. Molti sono le attese su tante squadre, quindi non so citare nessuna squadra in particolare dove andrei. Andrei a vedere diverse partite, mi piacerebbe essere in più palazzetti. Dico solo che in attesa dell'inizio del campionato del 2 ottobre, questo è un momento di ripartenza vera. Anche dei contenuti agonistici dove sicuramente nessuno vuole sfigurare, sia la coppa se perdiamo dobbiamo amalgamarci, dobbiamo migliorare, ma di fatto, Antonio, è sempre la stessa cosa, nessuno vuole perdere sul parquet, vogliono uscire vincitori onorando lo sport e allora noi ci saremo e ci saremo sempre a seguire la C Gold, la Serie C, il basket toscano, il giovanile, tutto il femminile, tutto quello che si muove in Toscana e parla di basket. Con quest'ultimo commento di Massimo Marrone è davvero tutto con questa nostra prima puntata dedicata al basket di questa nuova stagione 2022-2023. E quindi ringraziamo Massimo Marrone con il nostro consueto saluto E buon basket a basket a tutti. tutti. Cambi il capitano, prende la Coppa Toscana, campioni regionali di Serie C Gold da parte di Legnaia.
Beh, interrompiamo qua il nostro collegamento, lo riprenderemo fra qualche minuto. Ma andiamo a chiamare Zanardo, dai, andiamo. Ci ritroveremo la prossima settimana insieme a Massimo Marloni per parlare di basket di Serie C Gold della nostra Serie A. Quindi grazie a Massimo Marloni, grazie a quanto ci hanno seguito fin qui e buon proseguimento di serata. Grazie a tutti.